Buongiornissimo a tutti quanti, rieccomi ritornata con un nuovo video. Se non mi conoscete, io sono Carol e oggi sono qui per parlarvi degli esami online. Ho deciso di parlare di questo argomento perché penso che in generale sul web se ne parli veramente troppo poco. Sinceramente io prima di un mio esame avrei preferito magari vedere più video a riguardo per avere un attimino un po' un'idea generale di come appunto sta andando la situazione degli esami online, non solamente nella mia università, ma anche vedere un po' le esperienze anche degli altri. Ovviamente io ho visto Ludovix qui sul canale, che cito, ciao Ludo, appunto io e lei siamo colleghe qui su YouTube, lei fa medicina al San Raffaele. Ho visto il suo video proprio perché aveva sostenuto il suo primo esame online. La sua esperienza è stata un pochettino diversa rispetto alla mia, proprio per quello ho deciso di registrare anch'io, diciamo, la mia versione e di raccontarvi in maniera molto informale la mia esperienza. Come si svolgono gli esami online? Ormai con l'arrivo del Covid sappiamo tutti che per forza questa è l'unica soluzione per poter riuscire a dare degli esami. Devo dire che sono stata abbastanza fortunata, nel senso che la mia università si è mobilitata quasi subito. Invece so che in altre università, sempre tramite conoscenze, purtroppo ancora non si sono mobilitati, ancora sono un po' tutti in alto mare. Ci sta, perché comunque sia l'emergenza Covid alla fine ha colpito un po' tutti. Prima dell'esame ovviamente i professori ci avvisano, ci hanno inviato una mail con su un elenco, con su scritto appunto data e ora dell'appuntamento. L'applicazione che noi abbiamo utilizzato è Webex, vabbè, la si può scaricare sul computer o su qualsiasi dispositivo elettronico, cellulare piuttosto che iPad, tablet, eccetera. Io a dire la verità conoscevo già questo programma perché a fine marzo ho seguito tramite IMS un corso appunto sul coronavirus. È fondamentalmente una room, una stanza virtuale che si crea dove possono partecipare le persone che hanno fondamentalmente il link. Nel momento in cui appunto ti danno sia l'appuntamento, il giorno e l'ora, a noi ovviamente stilano un elenco. A differenza di Ludovica, che estraggono la lettera, da noi sono partiti in ordine alfabetico, quindi io ero la prima. Il mio cognome inizia con la lettera. Mi sono appunto collegata mezz'ora prima dell'ora stabilita, nel momento in cui ovviamente le persone interessate, soprattutto per quell'ora lì, per esempio hai l'esame alle 2, ti colleghi all'1:30, nel momento in cui ci sono almeno 3-4 persone che hanno quell'esame in quell'ora lì, assistono al tuo esame. L'esame è pubblico, chiunque abbia il link può collegarsi, cioè basta avere quel programma, basta avere un account, una username e chiunque può assistere ovviamente al tuo orale. Ovviamente noi ci hanno diviso per giornate, perché non è che potevano passare tutta la giornata dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera a farci gli esami. All'inizio si fa subito il riconoscimento con un documento identificativo, si identifica anche il professore. Ho presentato semplicemente la mia carta d'identità mostrandola per bene in webcam e poi ovviamente si inizia con le domande. Non sto a parlarvi nello specifico del mio esame, nel senso che io appunto ho dato due materie e la settimana prossima darò una terza materia. All'interno appunto del video voi avete visto adesso che vi dicevo che appunto avrei fatto la seconda parte dell'esame direttamente la settimana prossima. L'ho appena finito adesso, l'ho fatto praticamente il giorno seguente, insomma, la registrazione dei pezzi di video che avete visto e che appunto vedrete poi successivamente. Purtroppo appunto questi sono dei problemi che... cioè a cui si va incontro. Il docente che ci doveva fare l'esame erano praticamente le uniche sue ore libere dal turno, perché appunto è un medico coinvolto in prima linea per il Covid. Spero che a voi non succeda, a me è successo, si fa, perché comunque sia tutti i moduli precedentemente io li avevo già fatti, quindi alla fine dovevo ripassare, era più l'ansia da ultimo minuto, no? E niente, vi rimando all'altro pezzo del video, scusate. Tre materie fanno parte di un unico esame, quindi io fondamentalmente ho iniziato appunto con le due materie, e una materia era praticamente una domanda aperta di esposizione orale e invece l'altra materia erano oddio, non mi ricordo se 4-5 domande, 4-5 domande dove praticamente erano a risposta chiusa, quindi ti leggevano la domanda, ti leggevano le risposte chiuse e tu al momento dovevi dire A, B, C o D. E ovviamente non è che hai tutto il tempo del mondo per rispondere, è praticamente una sorta di botta e risposta. L'esame, se non mi sbaglio, più o meno sarà durato dai 5 ai 10 minuti, non lo so sinceramente, però comunque una decina di minuti... più o meno tutti. Io appunto sono passata, mi hanno detto semplicemente sei passata. Considerazioni dopo il mio primo esame online. Ansia, ormai era una settimana che fondamentalmente ero proprio ansiata per questa cosa, perché io purtroppo da vera e propria polla non avevo assistito a nessun orale.
ok, dei miei compagni in precedenza. Era un po' l'ignoto, quindi avevo più l'ansia per quella modalità lì, perché mi sono fatto 250 pari dicendo: oh mio Dio, se la sconnessione è, oh mio Dio, se magari mi salta il computer e mi va a fuoco, oh mio, cioè, ho proprio pensato alle situazioni più drastiche possibili e immaginabili. Il giorno dell'esame, la mattina, mi sono svegliata, anche forse fin troppo presto, perché comunque alla fine, come mi sono svegliata, sono andata in bagno, mi sono vestita, perché mi sono vestita dalla testa ai piedi. L'unica cosa che non ho fatto è che non mi sono truccata. Pensavo che la situazione proprio da esame online in camera mia mi avrebbe messa più a disagio, nel senso che se io penso che qua sulla mia scrivania faccio di tutto, dal montaggio dei video, studio, cazzeggio, insomma tutte queste cose qui, non lo so, era una situazione abbastanza strana all'inizio. Invece in realtà, nel momento in cui inizia a parlare, nel momento in cui effettivamente inizia l'esame, forse è più l'ansia da, forse perché ero la prima e forse anche perché non sapevo bene a cosa stavo andando incontro, quindi l'ignoto in generale mette un po' di ansiella a tutti quanti. Nel momento in cui si stacca, la cosa strana è stata tipo: ok, ma io sono già a casa, non devo prendere la macchina e ritornare a Milano, non devo, so, anche solo a camminare, andare al parcheggio, fare questo, fare il traffico e la fila, e poi sei stanca e poi no. Infatti sono uscita, i miei genitori erano ovviamente fuori, io ho chiuso la porta, tutto normale. Quindi ho voluto anche realizzare questo video per rassicurare, insomma, chi andrà incontro, insomma, a questa modalità nuova, e se magari appunto non avete mai avuto esperienza. La cosa del fatto che ti sentissero tutti, sì, ok, ci sta, però è relativa, nel senso che ad un esame orale dove assistono veramente visivamente, che sono lì dentro la stanza con te, le persone, secondo me ti mette molta più ansia, perché magari tu vedi il numero dei partecipanti dell'aula, dell'aula online, ma mica li vedi, cioè. Quindi alla fine della fiera, anche che vada bene o che vada male, chi se ne frega. State tranquilli, non è una cosa complicata, non è una cosa impossibile, e ve lo dice una che non è un genio, ve lo dice una che non ha la media del 30. Io non mi considero assolutissimamente un genio, ci sono tantissimi altri miei compagni che sfornano 30 così come se nulla fosse, sono super bravi, iper bravi. Non mi metto assolutamente sul piedistallo, e quindi vi dico con il cuore in mano che se ce l'ho fatta io, ce la fa chiunque. Volevo anche infine parlare un attimino della differenza fra fare l'esame online orale e l'esame online scritto. La mia università, ma come penso anche altre università, si stavano mobilitando per appunto creare queste room online di esami scritti tramite il computer e via webcam. Un programma che so che doveva essere utilizzato è Proctoring, che a quanto pare sapevo stessero ancora testando. Mi è capitato di vedere una diretta di un medico, Alberto, che appunto anche lui fa i video qui su YouTube, e ha fatto una diretta con il rettore della Statale di Milano. Vi lascio il link nell'info box. Hanno appunto parlato di tantissime cose, partendo dai test d'ingresso, dagli esami e soprattutto appunto degli esami online. Da quello che avevo capito, stavano testando Proctoring, soprattutto quelli della Statale di Milano, per vedere effettivamente se fosse umanamente possibile fare gli esami così. Però da quello che ho capito, appunto, nella mia università ancora Proctoring non l'hanno lanciato, insomma, come programma per poter fare gli esami online. Però so che in statale una ragazza che mi segue, insomma una di voi, mi ha scritto e mi ha detto che appunto a quanto pare alla Statale di Milano stanno iniziando a testare Proctoring. Qualora dovessi avere degli aggiornamenti, sicuramente magari potrei realizzare un video, magari anche noi inizieremo con questa modalità. Però c'è da dire che purtroppo in questo caso ci si deve adeguare e fare gli esami online orali, appunto. E è ansioso magari un esame online dal vivo, però si perdono secondo me tantissime cose che ti sembra quasi una situazione surreale, una situazione quasi finta, ok, sotto certi punti di vista. Però che cosa si può fare in questi casi? Ci si deve solamente adeguare. Io mi rendo conto che chi giustamente magari aveva l'esame in modalità scritta, come per esempio nel mio caso, può essere innervosito da una cosa del genere, perché dice: cavoli, però magari fare l'esame online, o forse con l'esame scritto mi trovavo meglio. Però purtroppo non ci possiamo fare niente, quindi il mio consiglio è: approfittiamone di questo periodo, soprattutto per gli studenti di qualsiasi tipo di facoltà. E secondo me dovremmo appunto approfittare di questo periodo per dare il più possibile gli esami, perché il dopo è un ignoto. Non sappiamo nulla di quello che ci aspetterà dopo. Io non so come funzioneranno le lauree quest'anno, non so quando ritornerò in tirocinio, non so nulla. Quindi
prima finisco gli esami, nel mio caso, meglio è. Anche se li do accavallati, anche se ci ritardano i giorni, chi se ne frega, me la sto giocando tutta, perché comunque sia, è il mio ultimo anno. Volevo lanciare anche un messaggio di incoraggiamento, perché siamo tutti in questa situazione, non è una situazione piacevole, non è una nostra situazione di comfort zone, ma almeno per dare gli esami online a casa propria, siamo in una situazione di comfort zone, quindi forse in una qualche maniera siamo un po' più avvantaggiati. Io pensavo di essere in una zona proprio fuori il mio comfort zone, invece no, alla fine si è dimostrato il totale contrario. Se avete qualsiasi domanda, vi consiglio di o lasciare dei commenti sotto questo video, oppure direttamente di scrivermi nelle direct di Instagram. Se avete piacere, appunto, andatemi a seguire lì, soprattutto se avete dubbi, domande, eccetera. Spero tantissimo che questo video sia stato utile e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Fatemi sapere, insomma, un po' le vostre esperienze, sarei anche curiosa di sentire un po' la vostra, insomma. Io vi ho raccontato semplicemente la mia esperienza. Ci vediamo in un prossimo video. Cheers! Fondamentalmente hanno no, il sole non si può abbassare.